Ok, in questo terzo video affronteremo il discorso delle media query. Che cosa sono le media query? Permettono di richiamare determinate regole di stile in base, ad esempio, alla larghezza o all'altezza della finestra corrente del dispositivo di visualizzazione. Ed eccolo proprio qua. In questo modo si possono creare dei layout differenziati a seconda delle diverse risoluzioni. Per procedere con le media query, torniamo al foglio di stile CSS, andiamo in fondo e richiamiamo questa riga di comando che fa proprio parte delle media query. All'interno delle parentesi tonde definiamo risoluzione minima e risoluzione massima, ovvero l'ambito in cui il comportamento della nostra pagina dovrà cambiare. 150 pixel per quella minima e diciamo 600 pixel per quella massima. Perfetto. Quindi all'interno delle graffe che andrò ad aprire, richiamiamo le classi precedenti e andiamo a modificarle secondo le nostre aspettative. Per esempio, possiamo lavorare con la classe del corpo della pagina, body. E chiediamo al costrutto di generare un comportamento differente per una risoluzione diversa. Per testare subito quello che sto dicendo, proviamo a cambiare il colore. Un colore che sia subito e immediatamente visibile. Salvo. Ha una risoluzione normale, non cambia nulla, ma nel momento in cui io andrò a rimpicciolire, la mia pagina, vedete che il comportamento del colore del fondo assume, un colore diverso, appunto. Quando vado a ingrandire la pagina, fino a 600 rimane, quello delle media query. Al di sopra di questa risoluzione torna a comportarsi come prima, in maniera normale. Ecco, ovviamente questo colore non ci interessa, quindi andrò a eliminare questo comportamento. Tutto quello che in realtà deve rimanere uguale, per esempio il colore, il background, non è necessario ripeterlo. Quindi in questo caso direi che possiamo lavorare con la grandezza del font. Magari lo ingrandiamo un momentino, del 95%, risulta più leggibile su un dispositivo piccolo. Per quanto riguarda la gestione del logo, quindi header img, diciamo che a una risoluzione più piccola la larghezza dovrà essere del 100% rispetto alla pagina. Magari indentiamo tutto per separare bene il comportamento dal precedente. Quindi header img 100%. Vediamo. Vedete che a questo punto l'immagine è larga effettivamente, occupa effettivamente il 100% dello spazio riservato al corpo. Quando aumento ritorna al 50%. Allora, un altro modulo che sicuramente dovrà comportarsi in maniera differente è il menu. Ecco, io li sto riscrivendo, ma forse è ancora meglio andare a prendersi il codice, copiarlo e incollarlo, in modo da poi modificare esclusivamente le parti che ci serve appunto rendere diverse.
Per quanto riguarda il colore di sfondo, il comportamento non andrà a cambiare, quindi sarà sempre bianco, posso cancellarlo. Cambierà di sicuro l'altezza del navigatore. Anche il bordo, il raggio posso lasciarlo. Quindi l'altezza non sarà sicuramente più di 37 pixel. Ma diciamo che 37x4, perché ho 4 voci, 148. Teniamo presente che 1, 2, 3, 4, se prima era alto 37, diciamo che un 148 dovrebbe andare bene. Poi se ci fosse qualcosa che non va, possiamo cambiare in un secondo momento. 148 pixel. Andiamo avanti e lavoriamo con il tag UL. Procedo come prima, nav UL, apro e chiudo. E in questo caso vado a togliere il padding left per assicurarmi che tutto rimanga più vicino. Quindi gli imposto un valore di 0 pixel. Salviamo. Ok. Ed ecco qua, no? Ha già un comportamento più accettabile. Occupiamoci invece delle liste. Quindi copiamo. Portiamoci sotto e incolliamo e lo specifichiamo ancora di più dandoli lì. Per le liste daremo un float left perché dovranno essere appoggiate sul margine sinistro. Poi andrò a dare una visualizzazione sulla stessa riga. Li vediamo sempre come blocchi e poi facciamo in modo che le varie voci occupino il 100% della pagina, no? In questo caso abbiamo raggiunto questa situazione, il pulsante dovrà occupare tutto questo spazio e lo facciamo dando appunto una larghezza, gliela cambiamo, gli mettiamo del 100%. Magari allineiamo il testo al centro, diventa più carino da vedere. E direi che siamo a posto. Ecco qua. I nostri quattro pulsanti funzionano. Allora, ancora una cosa, andiamo a lavorare con i link contenuti all'interno delle liste. Quindi main header, nav, questa volta per i link. In questo caso diciamo che possiamo vedere dei blocchi, quindi display, block. Questo permette al pulsante di assumere questo comportamento, in modo che il fondino sia proprio completo sulla larghezza del menu. Sicuramente più bello da vedere. Lavoriamo con il main content, quindi questa parte qua. Prima abbiamo stabilito che lo spazio del main content fosse del 70%, direi che possiamo assegnargli uno spazio del 100%, sempre tenendo presente che abbiamo assegnato un margine a destra e dei padding. Quindi per quanto riguarda il main content, gli daremo una larghezza. Bisogna fare dei calcoli rispetto alle misure date precedentemente, 96%.
in modo che risulti comunque sempre tutto distanziato del 2%, questi 2% non sono andata a toccarli, quindi comunque rimangono validi, ma il contenuto del modulo rimane proprio totale e tra l'altro perfettamente allineato con il modulo precedente. Stessa cosa per la sidebar. Apro, chiudo, assegno una larghezza che anche qui, se non ricordo male, dovrebbe essere del 96%. Salvo. Benissimo. Rimane tutto perfettamente allineato. Il footer aveva già impostato una larghezza del 100%, quindi non è neanche necessario andarlo a cambiare. Potremmo magari stabilire un carattere un pochettino più piccolo se volessimo farlo, viceversa possiamo lasciarlo assolutamente così. In questo modo la nostra pagina è completamente responsive su qualsiasi tipo di supporto. Quindi ritorna alle dimensioni e alle impostazioni precedenti e quando andiamo a rimpicciolire, ecco che la pagina rispecchia le nuove misure. Spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo tutorial.